Carabinieri di Cesalto hanno bloccato un professionista del furto in auto. Esatto, un pregiudicato professionista specializzato in furti su auto in sosta che a seguito di un'attività investigativa dei carabinieri della stazione di Cesalto è stato identificato e assicurato anche alla giustizia. L'attività di perquisizione compiuta proprio nelle prime ore della mattinata di ieri ha permesso di rinvenire all'interno del suo container un paio di occhiali di una nota griff e soprattutto il 65enne ha ammesso le proprie responsabilità in merito al reato di furto aggravato e anche all'indebito utilizzo della carta di credito che aveva usato per prelevare da un bancomat di Sastino di Livenza una modica somma di 50 euro. Con che tecnica realizzava questi furti? Lui utilizzava un punteruolo, rompeva il vetro anteriore o posteriore dell'auto, portava via la borsa con tutto il suo contenuto. Dopodiché verificava che all'interno della borsa vi fosse il PIN del bancomat per poter procedere a un immediato prelievo, quindi una riscossione che noi sappiamo essere massimo di 250 euro in contanti da un bancomat. E successivamente gettava la borsa con tutto il contenuto meno i soldi e qualche oggetto magari di valore in prossimità delle chiese. Un personaggio che era già famoso alle forze dell'ordine. Già noto perché vanta un curriculum criminale di tutto rispetto, sono oltre 40 anni che compie solo reati contro il patrimonio e per questo è stato anche deferito all'autorità giudiziaria. Diversi anni fa si è reso responsabile di un fatto criminale particolarmente grave avvenuto in provincia di Udine a danni di un mobiliere della zona. Che consigli diamo alle mamme che accompagnano i bambini a scuola? Innanzitutto di tenere sempre con sé la borsa e di non lasciarla incustodita all'interno dell'auto anche se chiusa a chiave, perché l'episodio dell'altro giorno dimostra come effettivamente furti di questo genere si verificano sul territorio e in modo particolare di non memorizzare i propri codici PIN all'interno del telefono cellulare o di tenerli in maniera sempre separata rispetto alla carta bancomat.